Liebe Handballfreunde, schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen an diesem Samstag vor Allerheiligen zum 6. Spieltag der Serie Beretta Damen. Es stehen sich gegenüber die Heimmannschaft von SSV Wixen Südtirol und die Mannschaft Meriere Malo. Cordiale signore e signore, buon pomeriggio e benvenuti a questo incontro sesta di ritorno, di andata, scusate, della massimo campionato Serie A Beretta femminile tra la capolista SSV Wixen Südtirol e la squadra. Wir erinnern euch, dass unsere Mannschaft mit 8 Punkten Tabellenführer ist und die Gegnerinnen von heute an drittletzter Stelle mit 2 Punkten. Und das soll ein guter Gradmesser sein für die nächsten Begegnungen auf europäischer Ebene. Mentre le squadre si stanno allineando sui gruppi in campo, vediamo le formazioni, incominciando dalle ospiti del Meriere Malo con il capitano Giorgia Dalle Fusine, vice capitano della squadra del 92 Marta Pozzer, con 9 Peruccio Avianna, 13 Jan Melani, 15 Lain Ilaria, con 16 Giulia Roma Yvonne, con 17 Pozzer Anna, Bisevac Giovanna con 18, 21 Buranina, 27 Bernardelle Chiara, 37 Moreto Mariana, con 77 Baresi Micaela e con 98 Preto Giulia, allenatore della squadra del Guerriere Mano, Rodrigo Savino, contonti Mannschaft SSV Wixen Südtirol mit traditionellen Grün-Weißen. Ausstattung mit Nummer 8, Kapitän Andrea Eder, die Nummer 12, Sarah Hilber, mit Nummer 16, Monika Prozka, die Nummer 10, Sarah Schatzer, die Nummer 17, Giorgia Di Pietro, die 18, Barbara Nukurt, Arasai Gulan mit Nummer 19, Virginia Pino, 20, Giada Barro, Fulco Cianzi, Sofia Filardi, Medalla Ficianzi, Ritacco Maesi, Marisa Danza, Cianchi e Tupio, Caterina Pistava, Elisa Sozio, Mita Bruno Zenzi, Mita Luna Pietro e Tupina di Cavatorno, Mita Massimo Sitti, Vicky, Bola, Crena di Francia, Rubi Rossi. Sono state designate a ritrarre questo incontro il signore Marisa Sattisco e Agnese Gentilella. Gentili telespettatori, buonasera qua dal Palasporti di Bressanone, vi saluta Paolo Cestari. Per questa partita di Serie A femminile, valevole per la sesta giornata di andata. Dopo la parentesi internazionale di Eurobrick, che ha visto le brissinesi imporsi agevolmente sulle finlandesi del Dicken, si affrontano oggi qui al Palasport Laghetto, come detto, la prima in classifica e il Malo, terz'ultimo a 2 punti. Dicevamo che il Brixen assieme al Mestrino è attualmente in testa alla classifica a pari punti, prima dell'odierna giornata ovviamente, e che il Malo si trova nei bassi fondi della classifica con 2 punti racimolati sinora. Il pronostico di questa partita, almeno sulla carta, dovrebbe essere nettamente a favore delle padrone di casa, che sinora si sono avvantaggiate di un calendario assai favorevole contro squadre non di vertice.
Questo ha agevolato chiaramente l'amalgama della formazione tra le giocatrici dell'anno scorso e le nuove inserite. Prime fra tutti Ucchino, Duran e Di Pietro, che inizialmente hanno faticato un attimino, rischiando addirittura di perdere un punto in quel di Ferrara nella partita inaugurale. Poi però la squadra si è amalgamata e sono giunte vittorie convincenti. Ecco che inizia la partita con le ospiti in possesso di palla. Vediamo al centro, dalle Fusine, senz'altro la giocatrice di maggior spicco degli ospiti, anche la capocannoniera con si trova al 22esimo posto, mentre delle giocatrici brissinesi sono soprattutto Babbo, Pilardi e Di Pietro a condurre la classifica. Intanto abbiamo visto una bella parata di Monica Prünster sulla prima conclusione delle ospiti, che manovrano la palla. Ecco il numero 16, Yvonne Djulgerova, dalle Fusine, che tira alto, palla che va a stamparsi sulla trasferta, rimette in gioco, mette in gioco il bersanone. Di Pietro, Eder, Duran, tiro di Duran e bella rete di Arasai Duran, che porta in vantaggio la squadra di casa. Le padrone di casa con Arasai Duran, 1-0 al secondo del primo tempo. Nuovamente in possesso di palla gli ospiti del Malo. Vediamo Micaela Baresi schierata sulla posizione di terzino sinistro. Serve il numero 27, Bernardelle. Parata di Monica Prünster, che lancia subito il contropiedi. Giada Babbo, che riesce a entrare in possesso della palla e tirare, però è bravissima la portiera ospite a neutralizzare il tiro ravvicinato. La palla indirizzata al pivone è andata a buon fine. Nuovo contropiede, Barbara Notturfter. Giada Babbo bloccata da Micaela Baresi, 9 metri. Esegue Ucchino per Di Pietro. Eder, che quest'oggi gioca sulla posizione di mezzo destro. Ucchino, Eder, bel servizio per Barbara Notturfter, che centra il palo, poi approfitta di una carambola con l'ausilio della portiera ospite, che consente al Vixen di aumentare sul 2-0. Servizio di Dalle Fusine su Chiara Bernardelle, che viene strattonata, ammonizione per la Di Pietro e 9 metri già eseguito. Dalle Fusine tiro di Dalle Fusine, che riesce ad accorciare le distanze 2-1. Ucchino replica subito il bressanone con Virginia Ucchino. Doppio vantaggio per la squadra biancoverde con Virginia Ucchino. Palla persa dal Malo in attacco, rimette il bressanone, la Prünster va via in seconda fase, Arasai Duran, che fa tutto da solo,
infilando la portiera Yvonne Vigliarova alla side lancio sulla destra. Del quinto del primo tempo alla side lancio. Line, bel tiro di Dalle Fusine, che conferma la sua pericolosità, miglior marcatrice e ospiti. 4-2. Giada Babbo al tiro dalla posizione di mezzo sinistro, bloccata dalla difesa, ospite 9 metri, già eseguito da Uchino. Babbo, Duran, Di Pietro, palla che finisce già da Babbo sull'ala, Duran e ancora ala sai Duran che sta climatizzandosi sempre meglio la squadra bianco-verde dopo l'inizio stagione, quanto dilatante. Gli arbitri fischiano uno sfondamento a carico di Giorgia Dalle Fusine e così la palla torna in possesso delle padrone di casa. Da notare le assenze in casa bianco-verde di Stephanie Durnwalder e di Sofia Ghilardi, che è sulla panchina, che per oggi dovrebbe essere. Non dovrebbe giocare più di tanto, considerata il riacutizzarsi per il dolore al ginocchio operato in primavera. Barresi, Pozzer, pallo di piede di Barbara Notturfter, 9 metri per le azzurre maladensi, fallo di Giorgia Di Pietro che si becca 2 minuti, Giorgia Di Pietro scusate, che si becca 2 minuti sacrosanti per aver cinturato 2 minuti penalità al settimo della sua avversaria. Barresi, bel servizio sulla pivot, Marta Pozzer che però compie infrazione d'area, palla nuovamente alle biancoverdi brissinesi. Eder, Duran, Giada Babbo, bel servizio su Occhino, pianificato dall'infrazione d'area. Riparte il Bressanone dopo un errore in attacco. Giada Babbo approfitta di una distrazione della difesa ospite per servire Virginia Occhino, che non si fa pregare ad insaccare. 2 minuti nel frattempo anche per Micaela Barresi, Virginia Pucchino, di entrambe le squadre dunque in inferiorità numerica. 77 del guerriere Mano Micaela Barresi. Anna Pozzer adesso al centro dell'attacco maladense. Bella azione del numero 15, Ilaria Laen. Sotto reclami della panchina azzurra, si prosegue e dall'altra parte invece rigore a favore del Brixen. Sarà Arasai Duran ad eseguire. Arasai Duran, Biotina Ausführung.
rete, quarta rete di Arasai Durant, rigore con nulla da fare per Yvonne Dulgherova. Risultato 7-2 al decimo del primo tempo. Ora in inferiorità numerica sono le ospiti. Pozzer. Ilaria Lain. Bernardelle. L'incursione di Anna Pozzer viene fermata dalla difesa bianco-verde, nulla di fatto, Pozzer Anna, Giorgia dalle fusine, Pozzer che però fallisce il bersaglio. Giada Baddo, Ucchino, Eder, Notturfter, bella rete di Barbara Notturfter, anch'essa la seconda segnatura, 8-2, sta prendendo il largo, formazione di casa. Da segnalare l'odierna vittoria di una rete in trasferta del Mestrino, attualmente in testa alla classifica col Bressanone, per cui un quoziente reti nell'odierna partita potrebbe valere il primo posto delle brissinesi in attesa delle decisive partite delle prossime giornate. Di Pietro Notturfter, contropiede, Giada Baddo, bella rete di Giada Baddo, è la sua prima in questa partita. Giada Baddo per i Grünweißen, zum 9-2, Giada Baddo per la squadra locale. Ed ecco che la panchina ospite. Richiesto dalla squadra del Guerriere Malo al 12° del primo tempo. Chiede il suo primo time out, evidentemente c'è qualcosina da aggiustare nell'azione degli ospiti. 9-2 il parziale quando siamo giunti all'11° minuto del primo tempo. Mettono in gioco gli ospiti con Micaela Baresi, Bernardelle, Pozzer, dalle fusine, compie passi la Micaela Baresi, nuovo contropiede del Brixen e Giada Baddo compie una delle sue prodezze che però questa volta non danno l'esito sperato. La girella infatti viene bloccata dalla Dulgherova. 9 metri eseguito da Baresi. Pozze, Anna Pozze. Tiro dall'ala
viene ritenuto falloso in quanto c'è infrazione d'area. Di Pietro, un bel servizio di Duran, Di Pietro, nuova arrivata, che si sta sentendo. Duran, questa volta gli arbitri decretano un fallo di sfondamento a carico della Duran, ripartono le ospiti. E questa volta vanno a segno con Micaela Baresi. Giada Babbo. Bella finta di Giada Babbo. E porta due le sue segnature personali e a 10-3 il parziale. Baresi per le ospiti e poi la Babbo per la squadra locale, 10-3. Bel intervento di Monica Prünster su tiro di Ilaria Lein. Segna ancora Giorgia dalle Fusine, terza marcatura alla quale Princeton non riesce ad opporsi. Dalle Fusine. Malinteso tra Duran e Babbo, palla che finisce oltre la linea di fondo. Lo richiede di Anna Pozzer, ripartono le biancoverdi. Babbo, bel servizio per Uchino che non riesce ad andare al tiro per l'intervento della difesa azzurra. Nuovo rigore questa volta è la Giorgia Di Pietro che va al tiro e non ha difficoltà ad insaccare. 11-4 si mettono su rigore la Di Pietro, 11-4. Pozzer, ancora Pozzer dalle Fusine che punta la difesa. Pozzer questa volta viene ostacolata irregolarmente da Andrea Eder, che oltretutto si prende anche un due minuti e rigore. Zwei Strafen für Kapitän Andrea Eder. Tiro dai 7 metri a favore delle guerriere. Rete di Dalle Fusine su rigore, palla intercettata da Monica Prünster che però non riesce a impedire che la palla vada a finire oltre la linea. Duran, Babbo, Di Pietro, Babbo. Il passaggio di Babbo verso Uchino viene intercettato fallosamente, 9 metri, eseguito da Uchino. Duran si alza il braccio del passivo per l'altro. L'allenatore Hubinössing destro a chiedere il time out, il primo minuto di time out richiesto dalla squadra dell'SSV Prixen Südtirol.
Siamo giunti al 16° del primo tempo con il Bressanone attualmente in sottonumero e all'attacco Giada Babbo che va al tiro, viene però ostacolata, 9 metri. Questa volta il tiro di Arasai Duran finisce abbondantemente sopra la traversa e così consente alle ospiti di andare a rete con Micaela Baresi. Seconda segnatura per Micaela Baresi, che qui si è giocato sul 11-6, extra player per il Bressanone con Micaela Baresi. Sofia Ghilardi che contrariamente alle previsioni si trova ora sul campo. Giada Babbo, bellissimo servizio di Babbo su Ulfino, i due si capiscono in un modo veramente perfetto. Ne approfitta il pivot bianco-verde. Virginia Ulfino, la numero 20, bianco-verde, 12-6, Cusek si dà a spingote, Virginia Ulfino. Anna Pozzer al centro dell'attacco, ospite, l'aria line dalle fusine, Pozzer, che tenta di entrare da solo nella difesa biancaverde, bloccata da Duran e Ghilardi, palla persa agli ospiti. Adesso la Duran si piazza sulla posizione di terzino destro con Eder al centro, gira Ghilardi. Eder, la capitana delle padrone di casa, forte della sua esperienza, ora in cabina di regia con Duran. Motorster. Bloccata la Barbara Noturster da Michela Baresi. Eder. Tiro della Eder bloccato da Yvonne Dulgherova, però chiaramente c'era il fallo. Fallo. Andrea Eder si mette per il SSO. E questa volta sarà Giada Babbo ad eseguire il tiro dai 7 metri. Finta, seconda finta e poi Giada Babbo rete. In 20 minuti, 13-6, Giada Babbo. Pozzer dalle fusine, questa volta c'è fallo di Duran, 9 metri, esegue il numero 13 Yang, entrata sulla posizione di ala destra e ora di pivot, doppio pivot e parte in contropiede Giada Babbo. Questa volta il passaggio è poco preciso e fa sì che Noturster compia fallo di invasione d'area. Attenta la difesa biancoverde alle incursioni delle azzurre. Palla recuperata da Sofia Ghilardi che riesce a servire Barbara Nutuf.
Bellissima rete del numero 18, è la sua terza. Klassischer Gegenstoß unserer Damenmannschaft zum 24-6 für Cavani von Barbara Lotufta al 22esimo del primo tempo, 14-6. Anna Pozzer dalle Fusine, bisogna dire che le azioni delle ospiti sono largamente prevedibili dalla difesa biancoverde, che non ha difficoltà a contenere le singole incursioni. Ci sono 2 minuti per Sofia Ghilardi, non si è capito bene per quale motivo. 2 Strafminuten per Sofia Ghilardi. Probabilmente sarà stata una trattenuta del pivot ospite. E questa volta c'è infrazione di sfondamento. Bressanone che adesso gioca con l'extra player, porta vuota dunque, vietato perdere palla in attacco. Barbara Nuttwofter, fallo non rilevato dalle arbitre, però Duran è attenta a intercettare il passasso. Le proteste dell'allenatore ospite vengono combinate con una ammonizione. Si riparte con Duran, Eder. Adesso la Di Pietro è posizionata sul terzino sinistro. Cucchino, Di Pietro, che converge al centro, Eder, che compie passi. Tiro senza troppe pretese. Nessuna difficoltà per Monica Prünster a bloccare la palla con 2 mani. Partita che scivola via tranquilla verso la fine del primo tempo, con le brissinesi in vantaggio di 8 reti. E un Malo che non sembra in grado di poter contrastare le sfuriate. Bellissima azione dei biancoverdi, che hanno liberato Barbara Nutuf, giovane promessa del vivaio locale. Il tiro della Micaela Baresi viene parato, ma le arbitre, con un po' di ritardo per la verità, decidono per un rigore. Che Giorgia dalle Fusine non ha difficoltà ad insaccare. Giorgia dalle Fusine, 15-7 su rigore per di avvicendamento Giorgia, la squadra bianco-verde, con Vicky Vicoler che entra al posto di Ucchino sulla posizione di pivot. Ghilardi, fallo su Sofia Ghilardi da parte di Micaela Baresi, 9 metri già eseguito. Andrea Eder, Nuttwofter, bellissima, bellissima volante Nuttwofter Ghilardi. Risultato
16-7 con quattro minuti. Sofia Ghilardi 16-7 al 27esimo del primo tempo. Certain zu sieben durch Sofia Ghilardi in der 27. Spielminute. Anna Pozzer, Ilaria Lein, dalle Fusine. Bella azione della squadra ospite che riesce a liberare il numero 27, Chiara Bernardelli. Gilardi, Eder. Duran, Babbo, fallo, fallo del numero 18, Giovanna Bisevac, 9 metri eseguito, Babbo, che serve Andrea Eder, spintonata da dietro, e rigore sacrosanto per le brissinesi. A dire la verità, una spinta da dietro meriterebbe forse anche una sanzione, un'altra sanzione oltre ai 7 metri. Però tant'è, sulla palla ancora Giada Babbo. Rigore trasformato senza esitazione. Consumito gol. Giada Babbo con 16-8. 2 Minuten vor Ende dieser ersten Halbzeit, 17-8, su rigore, Giada Babbo. Dalle Fusine. E le arbitre fischiano un fallo al pivot, probabilmente un blocco irregolare. Fallo su Sofia Ghilardi, di Kohler. Bella azione irresistibile di Arasai Duran, che segna la sua quinta rete. Arasai Duran, 18-8. Bella rete anche sul fronte opposto, questa volta ad opera del numero 15, Ilaria Lein. Ilaria Lein 18-9 a un minuto dal termine del primo tempo. Ecco che la difesa ospite piazza una giocatrice a marcatura stretta della Arasai Duran, rispettivamente ora della Eder. Palla che finisce a lato, la rimessa della portiera ospite finisce prima nelle mani di Ghilardi e poi nell'out laterale. Tiro della line intrattenuta dalla portiera e sul fronte opposto Barbara Notus si sbizzarrisce segnando la sua quinta rete personale. E sul 19-9 finisce questa prima frazione di partita con le brissinesi che hanno saldamente in mano la partita e con le ospiti che purtroppo devono limitarsi a porre in evidenza una Giorgia dalle Fusine che però è troppo sola da impensierire oltre il dovere la difesa delle padrone di casa.
19-9 il responso dopo i primi 30 minuti tra la squadra dell'SSV Brixen Südtirol e le guerriere Malo. Benvenuti a questo secondo tempo tra il Brixen Südtirol e le guerriere Malo, che per la verità in questo primo tempo non è che si siano dimostrate alquanto guerriere, però intanto sono riusciti a contenere il risultato con 10 reti di scarto. Sofia Ghilardi, Ucchino, bellissima rete di Virginia Ucchino. Subito in rete la Virginia Ucchino per l'SSV Brixen Südtirol, 20-9, 20-9. Brixen Südtirol in zum Tor folgt mit Virginia Ucchino. Nella porta brissinese ha preso posto nel frattempo Melanie Merntal al posto di Monica Prinstedt. Le fusine, Line che perde palla, seconda fase, Babbo che punta la difesa, Ghilardi, bella rete di Sofia Ghilardi dalla posizione inusuale di ala sinistra, palla di piede. Un precedente fallo però della difesa bianco-verde. Sofia Ghilardi. Ilaria Line dalle fusine che entra nella difesa brissinese, viene bloccata, così come il numero 27 Bernardelle. Line non riesce a situare il passaggio e questa volta il passaggio di Duran era alquanto impreciso. Malo che però ha le sue difficoltà a entrare in possesso di palla. Giada Babbo, Barbara Notoster. Fallo su di lei della Michela Baresi, 9 metri da eseguire nella posizione giusta, se ne incarica Ucchino Di Pietro. Ghilardi, Barbara Notorfer, alquanto precisa nelle sue conclusioni, sinora una percentuale del 100%, sesta rete, una più bella della. Barbara Notorfer mit ihrem Sextorn, Topscorerin in diesen ersten 33 Minuten, 22-9, 22-9, ancora la Notorfer per la Brixa Südtirol. Passaggio sbagliato, Melanie Perntala, bellissimo lancio, azione corale delle brissinesi, però questa volta la Virginia Ucchino sbaglia una conclusione veramente facile facendosi parare il suo tiro dalla Giulgherova. Line Pozzer, palla recuperata da Sofia Ghilardi con Babbo che se ne va da sola e non sbaglia il bersaglio. Quinta rete di Giada Babbo, di numero 25 da Weiss Grünen. Bereits 5 Tore auf ihrem Konto, zum 23-9, 23-9. In campo adesso Lina Buna sulla posizione di terzino sinistro, ancora in possesso di palla. E va subito
a rete Nina Buner, primo suo tentativo, nulla da fare. Melanie Perntaler sul fronte opposto, conclusione di Sofia Ghilardi. Risultato 23-10, hai una chance to train. Chi non hai una chance, Nina Buner. Sull'ala destra peso posto Elisa Sozio. Sicuramente coach Nessing in questo secondo tempo ha risultato tranquillo, metterà in campo anche le giocatrici, i rincalzi che proprio in questo tipo di partite hanno la possibilità di mettersi in evidenza. Tiro da fermo di Arasai Duran che la portiere ospite non riesce ad intercettare. Pozzer bloccata dalla Di Pietro, 9 metri. Brezen Südwold baut den Vorsprung aus, 24-10 in der sechsten Spielminute. E ancora Sofia Ghilardi a intercettare una palla. Babbo, Zara Babbo, funziona perfettamente l'intesa, Ghilardi Babbo. 1-2 della compagine bianco-verde, corsiva delle ospiti, sta facendo pesante, sono 15 adesso le reti di differenza. Al settimo del secondo tempo, tempo Giardin, Giada Babbo. Tajana Peruzzo adesso sulla posizione di pivot, palla malamente persa dalle ospiti. E ripartono le biancoverdi, Ghilardi, Di Pietro, non riesce ad entrare a scoccare il tiro per l'intervento falloso della difesa blu. Sozio, Di Pietro, bellissimo tiro di Di Pietro che però colpisce solo la traversa e non entra in porta. Contropiede del Malo, andato a fondo, nel fondo campo. Fortunata Di Pietro che si fa parare questo tiro dai 6 metri. Passi, infrazione di passi giustamente rilevata dalle arbitre. Duran che serve Babbo, guarda Babbo dalla sua posizione preferita di ala sinistra. Togo Massiva di Lisapeno, Fiorgiada Babbo, zum 26-10, settima segnatura personale per la Babbo in questo incontro, 26-10. La conclusione di Nina Buna finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta alta tesina. Adesso sul campo entra anche Sara Schatzer, già giocatrice titolare di 2 anni fa, che però l'anno scorso ha fatto una pausa di maternità. Di Pietro, Ficoler, Nina Buna non riesce a trovare la sua compagna di squadra sull'ala destra e così la palla finisce a fondo e consente alle rissinesi di impostare nuova azione di attacco. Giorgio Di Pietro che oggi si limita soprattutto alla sua funzione di regia, alcune sue conclusioni sono state sfortunate. Duran e viene fischiato un blocco irregolare a Kiki di Kohler, la Giorgia dalle Fusine deve fare o fa comunque tanto da sola, con risultati non sempre
apprezzabili. Confusione nella difesa bressinese. Passaggio al TV che finisce nelle mani della portiera bressinese. Duran, Babbo, Ficoler, strattonata da dietro, 9 metri. Duran, Schatzer, che perde malamente la palla, ripartono le ospiti. Ora in campo ci sono ben quattro giocatrici, diciamo, della seconda formazione, e si vede evidentemente che l'azione corale ne risente un attimino. Nulla di fatto con l'inserimento di Anna Pozza in difesa. Dalle Fusine, bel servizio sul numero 9, Arianna Peruzzo, che così riesce ad andare a segno. Segna la Peruzzo per il Malo, 26-11. Sara Schatzer entra nella difesa degli ospiti, viene fermata fallosamente ed è rigore che la stessa Schatzer è incaricata ad eseguire. E va a prima rete di Sara Schatzer. Sono Sino Gianti, cioè il filacciolo più spinto su rigore, Sara Schatzer, 27-11. Pozzer dalle Fusine. Tiro della Nina Buna, che però finisce di molto sopra la traversa. Vixen Südtirol. Oh, bellissima rete di Arasai Duran, che becca l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Yvonne Dulgerova. Ein Krafttor von Arasai Duran und zugleich ihr siebtes Tor zum 28-11. E due minuti di penalità per Giovanna Biselac del Guerriere Malo. Sfondamento dall'aria di Arianna Moretto. Rixen Südtirol in possesso di palla. Sara Schatzer, che riesce a liberarsi, viene però fermata fallosamente. Ancora Giada Babbo ad andare facilmente a rete sul servizio di Arasai Duran. Das achte Tor in dieser Begegnung für Giada Babbo, Topscorerin in dieser Begegnung zum 29-11, 29-11, ottava rete per la Babbo al 14° del secondo tempo. Conclusione di Bernardelle. Nulla di fatto, 9 metri dalle Fusine. Pozzer, e questa volta la Anna Pozzer riesce a superare la Melanie Perntaler. Capitan dalle Fusine,
29-12, 29-12 di Gester Torkelsen. Di Pietro, Duran Di Pietro, ospiti nuovamente complete, azione monovolata, bellissima rete! Di Giada Babbo. Wieder Giada Babbo. Und das hat er in diesen zweiten 30 Minuten zum 30-12. A metà del secondo tempo Giada Babbo aumenta 30-12. Ennesimo passaggio errato sul pivot delle ospiti. Questa volta anche il passaggio delle padrone di casa non è delle più felici, comunque rimangono in possesso di palla Di Pietro Babbo. Adesso sul campo è entrato anche Lena Di Carlantonio al centro in cabina di regia. Schatz, Di Carlantonio, Di Pietro, palla persa dalla Di Carlantonio. Però le ospiti non sono da meno e mandano un passaggio oltre la linea laterale. Ormai è diventata una partita senza storia che sta lentamente volgendo verso il termine quando siamo giunti al 15-16 del secondo tempo. Spazio adesso alle giovani locali che così hanno l'occasione di fare l'esperienza che servirà in partite più impegnative. Rigore per le brissinesi, è un fallo su Vicky Fickhöhler. Un 10 metro per la Heimmannschaft Elisa Sozio. L'esperienza si vede di Elisa Sozio che non approfitta di questa possibilità di andare a segno su rigore. La palla rimane però alle biancoverdi brissinesi. Di Pietro, bel passaggio per Elisa Sozio che questa volta colpisce il palo. Chiaramente la foga di Svarbene gioca un brutto scherzo alle giovani giocatrici che però non hanno nulla a perdere. Barresi, corsa, fallo di Carlantonio che si prende 2 minuti giustamente. 2 Strafminuten für die Nummer 44 der Weiß-Grünen, Lena Di Carlantonio. Bellissima azione di Anna Pozzer, che nonostante sia stata ostacolata, è riuscita a piazzare nell'angolo lungo di Melanie Perntaler. 2 minuti anche a Schatz. Accorcia il malo con la Pozza. Ben 3 le giocatrici adesso che hanno preso posto sulla panchina delle escluse, 2 per il Bressanone e 1 per le ospiti. Decisamente sfortunata la Di Pietro che non riesce ad andare a segno nonostante sia stata sola sulla linea dei 6 metri. Pozzer dice anche lei, palla a fondo campo, rimette la Perntaler. Giada Babbo, Duran, Notus, brava Barbara Notus,
che con un pregevole pallonetto riesce a superare la portiera ospite. Doppia inferiorità numerica delle padrone di casa. Vedremo se le giocatrici del Malo sapranno approfittarne. Il tiro della Micaela Baresi si stampa sul palo, però c'è un rigore per le ospiti. Giorgia dalle Fusine. Bravissima Melanie Perntaler. E attenta alla difesa bianco-verde a mantenere il possesso di palla. Era il terzo rigore di Giorgia dalle Fusine, che ha realizzato i primi due e fallito questo terzo rigore, grazie anche alla prodezza di Melanie Perntaler. Sfondamento! Sfondamento di Elena Di Carlantonio, che nell'occasione si è anche infortunata. Tempo fermato, viene chiesto l'intervento del medico. Sembra che abbia preso un colpo in faccia, sulla testa. E Elena Di Carlantonio prende posto sulla panchina per farsi medicare. Buna, Pozzer dalle Fusine, il tiro da sotto viene, finisce sul fondo. Giada Babbo, Ficoler. Questa volta il passaggio dell'Eda viene intercettata dalle ospiti. Fallo, chiaramente fallo, sul numero 37, Moretto, e 9 metri già eseguito. Pozzer. Dalle Fusine, che cerca di fare tutto da solo, non riesce però a far breccia nella attenta difesa delle padrone di casa. Palla deviata in angolo. Bernarelle. La Anna Poz riesce a scavalcare la difesa ma non a centrare la porta, e così si riparte sull'altro fronte. Passaggio sbagliato della Duran, che non giunge a destinazione. Ora le squadre sono nuovamente al completo. Fallo sulla Pozzer da parte della Andrea Eder. Nuovamente sanzionata con 2 minuti di penalità. Rigore per le guerriere Malo. Segna Micaela Baresi. 31-14 al 23° del secondo tempo. Ultimi 8 minuti. Duran Babbo. Bloccata Rassai Duran. Schatzer. Bella rete di Sara Schatzer, che però non viene convalidata per
un fallo che viene sanzionato su di lei. Giada Babbo che fa più o meno quello che vuole. Rete delle ospiti che approfittano della porta vuota brissinese. ...32-15... extra player Babbo, Di Pietro. Adesso ecco nuova situazione e la Yang è molto lesta ad approfittare nuovamente della situazione della porta vuota e la seconda rete nell'arco di un minuto. Si è fatta vuota la Yang, 32-16. Duran Yang ancora sai Duran full post rendent con 33-16. Pozze dalle fusine Bernadelle. Passaggio nel vuoto, palla per le brissinesi che ripartono con Di Pietro. Adesso è anche il momento di Marlies Rabanzer sulla posizione di terzino sinistro, il numero 38 che vedete in possesso di palla. Andrea Eder, Fazer, ormai sono uscite tutte le titolari ad eccezione di Giada Babbo. Spazio dunque alle giovani. Fazer, bloccata dal numero 13 Yang, che giustamente si prende una sanzione di 2 minuti. 2 minuti di penalità per la numero 13 del goliere malo Melanie Yang. Notofter, Eder, Rabanzer che non riesce ad afferrare la palla e consente al malo di partire in contropiede e la Nina Buna ne approfitta per andare a segno. Per il malo Nina Buna, 33-17, a 4 minuti e mezzo dal termine della partita. Altra ingenuità nell'attacco brissinese con la Schatz che ovviamente non ha ancora quella domestichezza di palla dopo la sua lunga assenza. 9 metri per farlo su Chiara Bernarelle. Tiro bloccato dalla difesa. Pozzer conclusione del numero 27 Chiara Bernardelle, anche fortunata nel vedere la palla insaccarsi. Questa volta il tiro della Barbara Notofter viene intercettato dalla portiera ospite Giulia Pretto, subentrata alla titolare Yvonne Dulgherova. Parata della Melanie Perntal su tiro della Arianna Moretto. Squadra nuovamente al completo, ritorna la Rabanzer,
Eder a dettare il sistemino, arriva la Rabanser, Sara Schatzer che però manda la palla direttamente nelle mani della Chiara Bernardelli che per la sua volta non riesce ad approfittare della ghiotta occasione presentatale. Brava Melanie Pernthaler su questo tiro della Young. Giada Babbo, Rabanser, Eder, Schatz. Bloccata la Rabanser dal numero 7, Giorgia dalle Fusine. Altra opportunità a dare al tiro della Rabanser che però viene ancora bloccata. Notofter, Eder. Tiro della Eder da fermo che però viene intercettato dalla portiera avversaria. Fondamento della Ficore. Fallo di passi, ormai la confusione è completa. Quando manca un minuto al termine, forse l'ultima azione della Eder, che infatti va a segno. Eder. Ben Cox. 40 secondi vor Ende dieses zum Teil zerfahrenen Spiels. Andrea Eder zum 34-18. 34-18. Andrea Eder. Pozzer, fallo sul numero 37, Moreto, ancora una parata di Melanie Pernthaler e quando mancano due secondi al termine le arbitre concedono un rigore a favore delle ospite. Presumibilmente andrà a giro Giorgia delle Fusine, così è, infatti Fusine con la Pernthaler. E la Giorgia delle Fusine va ancora a rete e fissa il finale 34-19. Un risultato direi che rispecchia pienamente l'andamento della gara. Grazie, che ha visto le brissinesi saldamente in grado di contenere le azioni avversarie. Vittoria con 15 reti che consente al Bressanone di mantenere la sesta della classifica assieme al Mestrino, però a scavalcarlo nel senso della migliore differenza reti. Seguirà il 2 di novembre la partita di recupero contro il Mezzo Corona, mentre il Malo, suo volontaroso, ha denotato tutti i suoi limiti sia in fase difensiva